La natura rappresentata nei suoi aspetti più intimi e veri, il sacro che c'è in ciò che ci circonda, il paesaggio intorno e dentro di noi. È un percorso umano, artistico e professionale quello che fino al 30 gennaio è in mostra presso il Palazzo dei Convegni di Jesi. 26 opere, dipinti olio su tela e 2 sculture in gesso, che rappresentano una sintesi del lavoro che l'artista, la fabrianese Patrizia Balducci, porta avanti fin da bambina, sostenuta da una grande manualità e da una straordinaria passione per la natura nel suo senso più profondo. Tra tutto questo c'è la sua volontà sia di portare alla luce la vita rurale, di campagna, ma anche di far scoprire a tutti il suo mondo interiore. Le opere rappresentano i paesaggi, la vita, il mondo rurale e i temi sacri, due le fasi di cui si compone la mostra allestita dall'architetto Riccardo Gucci. La prima parte è la prima fase dell'artista, in cui appunto l'artista si approccia in modo realistico nella resa dell'elemento naturale, in cui troviamo due serie, quelle della vita, le scene di vita di campagna e i vari utilizzi della carta, mentre nella seconda sezione della mostra c'è una pittura più intimistica, in cui partendo dal dato reale si cerca di far uscire appunto gli aspetti più interiori dell'artista. Significativo il titolo della mostra, Oltre la neve, elemento naturale che protegge e dà calore, che rende incantati i paesaggi. Io da tanto tempo dipingo paesaggi innevati, anzi veramente ho iniziato con i paesaggi innevati perché per me la neve dà sensazioni particolari e che coprono, diciamo, lo stress quotidiano, copre i problemi che dobbiamo affrontare nella vita. E oltre la neve, perché oltre a quella dopo c'è tutto quanto lo sviluppo spirituale. Essendo la mia problema personale, è un percorso che ho fatto dall'inizio della mostra, appunto espongo i miei primi paesaggi, poi lo sviluppo anche attraverso le attività agricole che a me piacciono molto, perché ho vissuto sempre in agricoltura e penso che il contatto con la natura sia fondamentale. E poi dopo c'è stato un momento, e il momento è stato segnato dal quadro che abbiamo preso come copertina del book, eccetera, e dove ho avuto uno sviluppo più spirituale. Ad accompagnare l'esposizione un catalogo a colori tradotto anche in inglese con testi critici di Simona Cardinali e Bruno Luminari, corredato da 30 fotografie dell'artista Simona Bramati. Noi siamo partiti semplicemente dal fatto che Oltre la neve è la prima personale di Patrizia Balducci, un'artista di Fabriano da molti considerata la naïf del terzo millennio, che per la prima volta raccoglie le sue opere in un corpus unicum e apre il suo mondo al pubblico. Il percorso espositivo è diviso in 4 sezioni, i paesaggi, la vita rurale, i sogni, il fantastico e le opere sacre, suddivise in 4 colori che poi vengono rispecchiate sul catalogo. In momenti di crisi c'è più richiesta e più domanda di cultura, poi realizzare un evento come questo, che sia difficile, dipende sempre molto dalla volontà dell'artista e dalla sensibilità degli sponsor, che credono ancora che la cultura sia il modo migliore di proporre la propria immagine. La mostra, visitabile tutti i giorni, escluso il lunedì, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20, è stata possibile grazie anche all'associazione culturale Marche Atipica e vede il patrocinio del comune di Jesi, della Confagricoltura e della provincia di Ancona. Patrizia esprime il territorio, esprime un po' quello che vive, e dai suoi quadri traspare la vita non solo agreste, credo, ma traspare una vita vissuta, intensa, che poi si esplica in queste figure molto vive che sembrano uscire dai quadri, entrare un po' dentro di noi, un rapporto con le persone. È una delle nostre caratteristiche, no, dei marchigiani. Intanto una pittrice che fa una bella mostra come questa esordisce, voglio dire, continua il suo percorso culturale, il suo percorso diciamo così di approfondimento, credo che ha fatto nel tempo lavorando e costruendosi una storia personale, che poi esplica e fa uscire nei quadri, fa uscire il fatto che noi siamo fatti così, siamo gente che lavora, gente che apprezza però le persone. Io credo, mi sembra di vedere dai volti, questa ricerca della persona che c'è, non è la ricerca solo del luogo o della fisicità, ma c'è cercare di capire cosa c'è un po' dentro le persone.